Gianluca impastato a gamba tesa sul GF VIP, le parole prima della diretta. Gianluca impastato al vetriolo sul GF VIP, le parole del comico prima della diretta. Gianluca impastato entra tackle duro sul Grande Fratello VIP, usando una metafora calcistica. Il comico, appena prima della diretta di lunedì 20 novembre, dal suo profilo Instagram, ha avuto parole non proprio amichevoli nei confronti della decisione presa dal reality nei suoi confronti. Ricordate il caso bestemmia che lo ha investito? Ad averne stimolato il duro intervento è stato un commento che ha tirato in ballo l'affaire sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Insomma, Gianluca, nonostante presenzierà in studio come ogni lunedì, non ha ancora dimenticato l'episodio che gli è costato l'abbandono dalla casa più spiata d'Italia. Andiamo a scoprire che cosa ha dichiarato. Tu fuori senza un motivo, la coppietta coperta dagli autori, impastato risponde con parole inequivocabili. Metterci una pietra sopra e andare oltre? Sì, ma anche no. Impastato, a oggi, non ha per nulla digerito il caso bestemmia che lo ha coinvolto al Grande Fratello VIP. Stuzzicato su Instagram, il comico ha espresso a chiare lettere il suo pensiero in merito alla vicenda. Al posto tuo sarei in che? Tu nero, gli scrive un utente sul social, squalificato senza motivo da un programma con ascolti record, mentre la coppietta, Cecilia e Ignazio, NDR, viene coperta all'inverosimile dagli autori per evitare di squalificarli per atti osceni. Gianluca ha risposto a questo commento in modo difficilmente interpretabile: io sono ancora Ike. Tu. La rabbia per l'eliminazione pare ancora essere ben viva e vegeta negli umori di impastato. Le polemiche attorno al Grande Fratello VIP 2017. La seconda edizione del Grande Fratello VIP sarà sicuramente ricordata per i grandi ascolti ottenuti dal reality e per le grandi polemiche che il reality stesso ha innescato. Per il momento ce ne sono state per tutti i gusti. Si passa dal presunto teatrino inscenato da Luca e Soleil, alle inquadrature troppo spinte delle parti intime dei concorrenti, rammentate il bidet di Cecilia in diretta. Fino alla doppia squalifica di impastato e Predolin per bestemmia. Come dimenticare poi la lite tutt'altro che signorile tra Serena Grandi e Corinne Clery e naturalmente lo scottante trinagolo Ignazio, Cecilia, Francesco Monte. Può bastare?